Ah, vieni, vieni, nipotino. Ti racconto come Musk divenne il capo dell'universo. Bilbo Baggins. Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy. Ora, se ci pensate bene, in realtà non è che siamo così lontani da Musk, capo dell'universo, perché è amministratore di una delle imprese automobilistiche più importanti del mondo e soprattutto in un settore, quello automobilistico, che si sta convertendo sempre di più verso l'elettrico. E in realtà Tesla sappiamo che è nelle prime file in questo senso. Ecco, poi dall'altra parte Musk è anche amministratore di SpaceX, una società aerospaziale molto importante che serve addirittura alla NASA e che fa diversi servizi aerospaziali, tra l'altro anche come obiettivo quello di raggiungere altri pianeti. E inoltre, grazie a SpaceX, Musk si sta affacciando anche ai servizi telecomunicativi, grazie a Starlink, che ha l'obiettivo di connettere il mondo anche nelle zone più remote. Mi stavo per dimenticare di Neuralink, quello ci vuole mettere i microchip nel cervello, altro che vaccini. Elon Musk. Best villain ever. In tutto ciò aggiungiamo già anche le industrie riguardo le batterie, i pannelli fotovoltaici, oppure anche la Boring Company che sta lavorando sul suo servizio di trasporto sotterraneo. Ecco, oltre a tutte queste grandi imprese che sono molto centrali anche per l'economia del futuro, a quanto pare Musk diventerà anche presidente di una delle piattaforme social più importanti del mondo, e cioè Twitter. Twitter, che sicuramente non è il social network più grande del mondo, ma è molto importante visto che è proprio lì dove si riuniscono politici, giornalisti, economisti e chi più ne ha più ne metta per discutere di temi di attualità, e quindi sicuramente ha una grande influenza sul dibattito pubblico mondiale. E anche in questo caso il faccino di Musk potrebbe influenzare la situazione. E quindi, se vogliamo, questa Musk economy potrebbe diventare sempre più cruciale all'interno del contesto globale e, se vogliamo, anche con qualche livello di preoccupazione. Voi cosa ne pensate? Ma a parte questo, iniziamo a parlare di come Musk ha acquistato Twitter. Siete pronti? Partiamo dall'inizio. Dal 31 gennaio 2022 Musk inizia a comprare azioni di Twitter, fino a ritrovarsi il 14 marzo con più del 5% di azioni Twitter in suo possesso. Dal 24 marzo Musk inizia a criticare Twitter su Twitter, citando quanto sia importante la libertà d'opinione e di quanto Twitter non abbia garantito questa libertà fino in fondo, fino a chiedersi se ci fosse il bisogno di creare una nuova piattaforma che garantisca questa libertà d'opinione. Ma è bastato aspettare il 4 aprile, giorno in cui Musk dichiara di possedere più del 9% di azioni Twitter, e il consiglio di amministrazione del social network invita proprio Musk a farne parte. Musk rifiuta e il 14 aprile dichiara di voler acquistare l'intera Twitter e renderla privata, e cioè toglierla dal mercato di borsa. E così arriviamo a ieri, lunedì 25 aprile, giorno in cui il board di Twitter decide di vendere la società a Musk per 54,20 dollari per azione, per un acquisto totale di 44 miliardi di dollari che dovrebbe avvenire tramite cash, quindi soldi liquidi che andranno direttamente nelle casse degli azionisti di Twitter. E quindi fine della storia, tanto che saranno mai 44 miliardi di dollari per l'uomo più ricco del mondo? In realtà non proprio, perché Musk non ha tutti questi soldi, almeno non ce li ha in contanti, visto che la sua ricchezza è stabilita anche in base alle sue proprietà in Tesla, SpaceX e in altre aziende, e in contanti in realtà è stabilito come abbia all'incirca 3 miliardi di dollari attraverso sue disponibilità molto liquide. E quindi come ha fatto ad acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari in contanti se non ha tutta questa disponibilità? Ecco, attraverso questo modo. 25 miliardi arriveranno attraverso finanziamenti bancari, garantiti sia da Twitter ma anche da Musk stesso, attraverso le sue proprietà in Tesla. Rimangono invece ancora dubbi sulla restante parte da pagare. Beh, al momento si stanno facendo tre ipotesi. La prima è quella di vendere azioni Tesla. In questo modo riuscirebbe a recuperare altra liquidità da poter investire nell'acquisto delle azioni di Twitter. E anche per questo motivo per cui se al momento Tesla sta avendo un po' di ribassi sul mercato azionario, proprio perché gli investitori sono preoccupati che Musk possa uscire
almeno in parte, dalle azioni Tesla per potersi occupare di Twitter. Un'altra opzione è quella di far partecipare a questa acquisizione altri investitori che possono mettere i loro capitali per terminare l'acquisizione di Twitter. Infatti, in un'intervista durante un TED il 14 aprile, Musk ha dichiarato che in realtà il suo intento è comunque di tenere la porta aperta ad ulteriori investitori e alle persone che vogliono contribuire al cambiamento di Twitter. Una terza possibilità per coprire i soldi mancanti è quella di attingere al portafoglio di criptovalute di Musk. Infatti sappiamo che Musk possiede diverse criptovalute, anche se in realtà non sappiamo bene quanto possa essere il valore posseduto da Musk in criptovalute. E quindi si sta ipotizzando di come Musk possa vendere queste criptovalute, tra cui Dogecoin, che dopo la notizia di acquisto di Twitter è salito molto il suo valore, e quindi vendere queste criptovalute, acquistare nuovo cash da poter investire in questo processo di acquisizione di Twitter. Quindi in realtà ci mancano ancora diversi dettagli di cui ancora non abbiamo conoscenza, anche se dovremo saperne di più verso la fine di questa settimana. Ma a parte questo, comunque abbiamo a che fare con Twitter, un'azienda che ha diversi problemi di business che Elon Musk ha dichiarato di voler risolvere, come ad esempio quello in cui il business del social network verte principalmente sul sistema pubblicitario, cosa su cui Musk non è tantissimo d'accordo, e quindi anche qui non si sa bene come il business model di Twitter potrà cambiare in futuro, anche se molti sono scettici riguardo un suo cambiamento, visto che più volte ci ha provato Twitter a modificare il suo modello di business con ampi fallimenti. Ma questi problemi di business per Musk sono secondari, non solo perché Twitter, come abbiamo detto, diventerà un'azienda privata, quindi al di fuori delle borse americane, e quindi non dovrà sottostare alle dinamiche di Wall Street, ma anche perché, secondo Musk, questa acquisizione è dovuta principalmente a un suo intento di creare un social network libero. E qui arriviamo ad altre tematiche molto interessanti su cui Musk punta molto, come ad esempio il cambio di funzionamento di Twitter, tra cui rendere l'algoritmo open source e pubblico, in modo tale che tutti gli utenti di Twitter sappiano come funziona il social network. Questo sarebbe un unicum all'interno del contesto di tutti gli altri social network che utilizzano degli algoritmi privati e addirittura riservati, sono un vero e proprio asset strategico. Un'altra cosa su cui Musk vuole puntare tanto è l'eliminazione dei bot all'interno della piattaforma, che secondo lui sono stati il driver principale alla crescita di utenti all'interno della piattaforma negli ultimi anni. E oltre a questa battaglia contro i bot, vuole addirittura creare un sistema di autenticazione degli utenti all'interno di Twitter, in modo tale che ci siano solo utenti verificati. E per ultimo il raggiungimento di un punto fondamentale per Musk, che ha guidato proprio l'acquisto di Twitter, e cioè la nascita di un luogo digitale dove venga perseguito veramente il free speech, cioè la libertà d'espressione e di comunicazione su qualsiasi tema, senza che ci sia bisogno di un'entità esterna che controlli i temi che devono essere dibattuti e le modalità di discussione di questi temi. Aspetto su cui Musk punta tantissimo e che va un po' in controtendenza rispetto alle politiche attuate da Twitter negli ultimi periodi, che puntavano molto sulla lotta alle fake news e sul contrasto alla propaganda politica che appunto incitava all'odio o alle discriminazioni. Su questo aspetto sarà molto interessante capire l'evoluzione effettiva di Twitter, perché se effettivamente cambierà come nella testa di Elon Musk, ci si aspetta anche il ritorno di Trump e di alcune tematiche e modi di fare insomma molto problematici all'interno della piattaforma, e a quel punto bisognerà vedere se gli utenti all'interno di Twitter gradiranno questi cambiamenti oppure vedranno che un po' la piattaforma diventerà troppo tossica e quindi decideranno di abbandonare il social network. Tra l'altro, tra parentesi, secondo me già adesso Twitter è piuttosto tossica per i miei standard, insomma, di vivibilità di un social network. Quindi mi immagino un po' Twitter a conduzione di Musk ancora più tossico, e sinceramente
non ci vivrei. Ma di nuovo, vedremo come effettivamente implementerà tutto ciò Musk. La storia potrebbe essere terminata qui, ma vi do un'ultima chicca, perché il 23 aprile scorso il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una proposta della Commissione europea riguardo il Digital Service Act, che impone nuovi obblighi alle piattaforme digitali, tra cui i seguenti: misure per contrastare beni, servizi o contenuti illeciti online, come anche un meccanismo per consentire agli utenti di segnalare tali contenuti e le piattaforme di collaborare con segnalatori attendibili, oppure ancora maggiori garanzie in merito alla moderazione dei contenuti, oppure sulla trasparenza per le piattaforme online su vari aspetti, compresi gli algoritmi utilizzati per le raccomandazioni. Quindi possiamo immaginare come la Commissione europea in realtà potrebbe non essere così felice di questa nascita, di questa nuova piattaforma che spinge così tanto la libertà d'espressione in maniera così ampia come nella testa di Elon Musk. E quindi, non lo so, questo Digital Service Act potrebbe entrare in vigore dal 2024 e potremmo correre il rischio che Twitter non sia più presente all'interno del territorio europeo dal 2024 in poi, proprio perché potrebbe non rispettare le direttive della Commissione europea. Ovviamente mancano ancora 2 anni, quindi ci sarà ancora da discutere su come verrà implementato Twitter e anche questo Digital Service Act, però io ve l'ho detto, quindi se tra 2 anni tutti parleranno di questa cosa, ricordatevi delle mie parole. E quindi diciamo che con questa altra chicca chiudiamo il discorso di Twitter, spero vi sia stato utile. Detto ciò, lo sapevate che sono diventato un educatore finanziario professionista iscritto all'AIF? Beh, ora lo sapete, e se volete approfondire questo mondo economico-finanziario e volete aumentare le vostre conoscenze per gestire meglio la vostra finanza personale, ci sono io a disposizione con consulenze private one to one. Se volete saperne di più, c'è un link in descrizione dove potete prenotare addirittura una videochiamata conoscitiva gratuita per capire se i miei servizi possono esservi utili per migliorare le vostre conoscenze. Quindi vi aspetto nel link in descrizione per prenotare la vostra videochiamata conoscitiva con me per iniziare questo programma di finance coaching. Detto ciò, niente, io ringrazio gli abbonati e tutti quelli che mi stanno supportando in questo progetto di divulgazione economica e ci vediamo o su Twitch o in un prossimo video. Alla prossima! Bam bam. Bam.